Le radici profonde non gelano mai e quelle di Pino Rauti si chiamavano Stato, Nazione, Tradizione e Valori Spirituali. Volontario a 16 anni nella Repubblica di Salò, guai a definirlo conservatore. Siamo nazional popolari, sociali e nazional rivoluzionari, diceva, e questo biglietto da visita lo accompagnerà per tutta la sua travagliata vicenda umana. Accusato di attività clandestina, addirittura di ben 3 stragi, Rauti finì anche in carcere per 13 mesi e fu sempre assolto. Sono un perseguitato politico in servizio permanente, diceva scherzando, guardando sempre oltre, attingendo al patrimonio del fascismo. Fu anche per questo che ruppe i confini quando questi diede vita ad Alleanza Nazionale. C'era chi lo chiamava Gramsci Nero perché sapeva parlare al cuore della sinistra tradita. Ma Rauti riusciva anche a scuotere l'animo di diversi cattolici impegnati in politica, come Francesco Cossiga. Poiché le cose in Italia non vanno, bisogna cambiare. Come cambiare? Ecco, allora qui poi si apre il discorso, le riforme istituzionali e tutto il resto. Cossiga è nell'area del rinnovamento istituzionale, un'area nella quale ci siamo anche noi. Con spirito di militanza, una battaglia che ci è costata sudore e il sangue dei nostri giovani. Veniamo da lontano, stessa sorte, un solo cuore, vecchia fiamma che non muore, una nuova libertà. Siamo figli della storia. Non condivido neanche una virgola delle tesi della maggioranza, perché le tesi della maggioranza sono un balzo nell'Ottocento e la trasformazione del movimento sociale italiano in un partito di destra conservatrice, accesamente e indecentemente conservatore. Non ne condivido niente, non ci posso stare. Noi da tempo non eravamo più noi stessi, non potevamo esprimere le nostre idee, ci avviavamo a vedere ogni giorno sgualcite, svinite, degradate, idee e riferimenti ideali nei quali vogliamo continuare a credere. Io ringiovanisco di 20 anni, gli ho detto, facendo questo.